pomeriggio, ben ritrovati qui sul palco principale di San Donà-Fumetto. Proseguiamo la nostra serie di interviste agli ospiti e poi daremo spazio alla tanto attesa gara di cosplay. È con noi, con immenso piacere, Lorenzo Scattorin. Ciao, buongiorno a tutti. Doppiatore che abbiamo sentito in tantissimi personaggi di cartoni animati, di anime, di telefilm, film, videogiochi, tanti spot, reality e tanti altri, insomma, tante cose che abbiamo sentito ovunque. Prima di cominciare l'intervista però ricordo qualche dato, tanto per conoscerti. Lorenzo Scattorin è nato a Milano il 22 settembre 1971 ed è figlio d'arte in quanto è figlio del doppiatore attore Maurizio Scattorin e dell'attrice Antonella Branco, diplomati entrambi all'Accademia dei Filodrammatici. Seguendo le orme paterne ha conseguito il diploma al Centro Teatro Attivo nel 1999 e poi, come dicevo prima, ha doppiato tantissimi personaggi, quindi ne ricorderò solo alcuni, tanto per darvi un'idea. Dagli anime, per esempio, abbiamo Sanji di One Piece, Gaito in Mermaid Melody, Principesse Serene, il maestro Iruka in Naruto, Kenshiro nei nuovi film di Kenny Guerrero, Kyle in Tokyo, Mio Mio Amiche Vincenti, Maeda in Rosanna, Ralph in Beyblade, Dororo in Keroro, Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh!, Seijidate negli OAV dei 5 Samurai. Tanti anche i personaggi di telefilm, ricordo per esempio Sean McNamara in Pentac, l'attore Dylan Walsh, Manny Lott in Spy, Jeff Winger in Community e poi per il cinema ha doppiato tantissimi attori come Jason Priestley, Eric Bana, Matthew McConaughey, Simon Pegg e Keanu Reeves proprio di recente. Ha doppiato poi anche tantissimi videogiochi, ne ricordo solo alcuni come personaggio di Joel in The Last of Us, la Volpe in Assassin's Creed 2, Vito Scarletta in Mafia 2, Jace in League of Legends. Inoltre è anche la voce ufficiale del canale di Max. Questo tanto per introdurti, Lorenzo, ma raccontaci un po' come è nato il desiderio di intraprendere questa carriera che appunto è la stessa di tuo papà. In realtà è nata, io nemmeno lo sapevo, perché mi è stato raccontato che da piccolo non sapevo ancora parlare, ma giocavo con il peluche, con le bambole, e sebbene non sapessi parlare le facevo comunque verseggiare con toni diversi, e quindi lì mio padre si è domandato se per caso non stessi già mettendo le mani avanti e non stessi già chiedendo di essere portato in sala a fare. Quindi come hai reagito quando hai proprio annunciato il desiderio di diventare doppiatore? Ha detto fai quello che vuoi. Ha detto fai quello che vuoi, se ti piace fallo bene, studia, ma e non sarei io a dirti cosa fare. E quindi hai studiato tanto. Ho studiato tanto, perché comunque avere la fortuna di nascere in una famiglia di attori non vuol dire automaticamente fare l'attore, né tantomeno ti dà dei diritti particolari. Se sei portato, se hai delle qualità, se ti sbatti e studi, puoi arrivare. Ci sono stati alcuni doppiatori, magari anche colleghi, amici di tuo papà, che ti hanno fatto da esempio, che consideri anche dei punti di riferimento? Sì, non ce n'è uno in particolare. In realtà poi, come anche tanti appassionati, ognuno ha le sue voci preferite. Io ovviamente mi sono rifatto a attori che magari non conosco di persona, ma che ho sempre sentito, che mi sono sempre piaciuti, che mi hanno sempre emozionato, per cui io ho sempre detto che per migliorare bisogna cercare di rubare sempre qualche cosa ai più bravi o comunque agli attori che ci piacciono e che più ci impressionano da un punto di vista emotivo, per cui ho sempre fatto così. Quando è stata la tua prima volta al microfono? Come è andata? E ricordi più o meno di cosa si trattava? La primissima, onestamente, no. Io ho cominciato, ero molto piccolo, per un insieme di circostanze fortuite. Posso ricordare che uno dei primi lavori che ho fatto è stata una pubblicità che riguardava una marca di scarpe da ginnastica, il cui testimonial era un portiere abbastanza famoso all'epoca, e io doppiavo un bambino che diceva una frasetta, e la casualità ha voluto che ci fossero presenti i miei, che la persona di riferimento chiedesse se avevano dei figli, così insomma. Quando hanno saputo che avevano un bambino, hanno proposto ai miei di farmi provare e è andata bene, per cui quello è stato uno dei primissimi lavori che ho fatto. Uno dei primissimi lavori. Invece
uno dei primissimi personaggi di rilievo che ricordi è in un cartone americano, I-Man and the Masters Universe, serie del 2002 trasmessa da noi nel 2004. Che effetto ti ha fatto interpretare un personaggio così imponente in tutti i sensi, e ti sei rifatto in qualche modo anche al doppiaggio della serie storica degli anni 80, quindi alle voci di Teo Bellia e di Mario Cordova? Premesso che era una serie che ho seguito, perché io praticamente i cartoni animati li ho guardati quasi tutti, devo ringraziare la mamma che era abbastanza tollerante, molto di più rispetto a papà, non mi sono rifatto particolarmente alle voci originali, ma non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché probabilmente ero ancora abbastanza, è stato uno dei primi lavori importanti che ho fatto quando ho ricominciato a lavorare, diciamo più da grande, e avevo probabilmente un margine di incoscienza maggiore rispetto a quello che potrei avere oggi, per quanto maturando uno in teoria dovrebbe essere più tranquillo, ma in realtà è più conscio di quelle che sono responsabilità, attese, aspettative, per c'è cui... anche più agitazione, infatti. Esatto. Per esempio, so che passando agli anime, un ruolo che ti ha dato stress è stato quello di Kenshiro in Kamen Rider negli ultimi film, quindi la leggenda di Okuto, la leggenda di Giulia, la leggenda di Raul, la leggenda del vero salvatore. So che appunto eri particolarmente agitato, per quale motivo? Forse perché temevi anche il confronto con la voce storica che tutti abbiamo conosciuto, Alessio Cigliano? Più che il confronto con la voce storica, io ho sempre, ed è un difetto caratteriale questo, ho sempre avuto la voglia e ho sempre ricercato il consenso massimo assoluto, per cui ed è una cosa che non si può avere mai nella vita, non si può piacere a tutti, e la chiave di volta è stata il momento in cui dopo l'ultima, diciamo, notte prima dell'inizio della lavorazione, ho smesso di pensare, veramente ho smesso di pensarci, ho detto, l'ultima notte, facciamo come viene, senza pensare, faccio così, faccio cos'ha, no mi ispiro, no penso, no niente, basta, chiudo l'interruttore e vado di istinto. Quindi il tuo Kenshiro come è stato, come hai voluto caratterizzarlo? Io ripeto, non c'era un punto di riferimento particolare. Io tendenzialmente quando inizio una lavorazione chiedo sempre di poter guardare magari i primi minuti del filmato, cerco di ascoltare l'atmosfera, cerco di capire sensazioni, di ricavare sensazioni dalle musiche, dalle atmosfere, e poi da quello, ovviamente dal personaggio, è ovvio, e poi da quello comincio a costruire la personalità del carattere del personaggio stesso, è un po' come faccio anche nei film, insomma. Avevi visto comunque la serie storica di Kamen Rider, e se mai dovessero proporre un ridoppiaggio, te la sentiresti di affrontare Kamen Rider anche nella serie storica TV? Facciamo che aspetto che me lo chiedano e poi ci penso. Ci pensi. Ecco, questa domanda ci dà anche l'occasione di parlare di ridoppiaggi. Cosa ne pensi e com'è appunto anche affrontare un ridoppiaggio, anche quindi interpretare un personaggio che è già stato di qualche altro? Per esempio in Alpen Rose tu hai doppiato il conte Gourmand, che nella prima edizione era stato doppiato dal compianto Gianfranco Gamba, oppure negli OAV dei Cinque Samurai hai fatto Sei Shidate, che era stato doppiato da Aldo Stella. L'argomento del ridoppiaggio non riguarda solamente gli anime, riguarda soprattutto in questi ultimi anni anche i lungometraggi, i film. Io personalmente sono contrario, a prescindere, perché è un'opera che è stata doppiata nel talanno, dai tal attori, in un certo modo, è quella deve rimanere. Ci sono dei problemi evidentemente legati a questioni di diritti, e quindi sono problemi economici. Se un'opera viene a costare di meno quando viene ridoppiata, piuttosto che andare a contrattare sul rinnovo dei diritti per l'eventuale messa in onda, è evidente che a un certo punto la scelta verrà fatta in base a una questione meramente di soldi. Però io rimango contrario, cioè forse per me non si dovrebbero ridoppiare. Io mi immagino Rocky ridoppiato, eventualmente un domani se dovesse capitare io mi metto a piangere. Rimane Ferruccio Amendola. Assolutamente.
il primo era Gigi Proietti e poi dopo rimane ovviamente Ferruccio Mendoli. Sì, a proposito di Aldo Stella, Aldo Stella aveva interpretato proprio Seiji nella serie TV dei Cinque Samurai e poi ti ha dato come direttore del doppiaggio proprio il suo personaggio negli UAV. Come mai? E ti ha dato qualche indicazione? Allora, no, mi ha apparecchiato per bene la tavola, nel senso che mi ha telefonato, io non ho fatto un provino per la parte di Kenshiro. Mi sono trovato di fronte alla possibilità di doppiare Kenshiro in questi cinque film che dovevano uscire. E dopo avermi fatto la proposta, Aldo, mi ricordo che al telefono mi disse: guarda che non so se ti sto facendo un favore. E io gli disse: ma va, figurati, ci mancherebbe. Poi, in realtà poi nelle ore e nei giorni successivi ho capito che cosa intendeva dire. Però poi dopo comunque, insomma, mi sembra che il risultato sia stato buono, quindi è andata bene. Adesso arriviamo a uno dei personaggi più famosi, che è quello di Sanji, cuoco della ciurma di One Piece, un personaggio con il quale ormai convivi da 15 anni, perché la serie anime è arrivata nel 2001, sta tuttora continuando. Avresti mai pensato che sarebbe durato così tanto questo rapporto? No, no, onestamente no, però c'è anche da dire che è così durevole nel tempo anche perché vengono, noi dobbiamo più o meno 50, 52, 53 episodi, poi per un paio d'anni cala il silenzio, non si muove una foglia. Adesso sono arrivate, tra le altre cose, sono arrivate le nuove puntate che sono state acquisite, per cui qui mi fermo perché non posso allargarmi, però insomma abbiamo una cinquantina di puntate della nuova serie che verranno doppiate e noi per primi, devo dire, siccome ci divertiamo moltissimo tutti quanti, siamo molto felici. L'anime e la storia di One Piece si sono evoluti negli anni, anche lo stesso personaggio di Sanji è pure cresciuto. Si è evoluto anche il tuo modo di doppiarlo? Hai modificato qualcosa rispetto agli inizi o no? No, assolutamente no. Una volta che, diciamo, metto a fuoco quello che è il carattere del personaggio che doppio, lo mantengo. L'unico problema può derivare eventualmente da una questione puramente vocale. Se per qualsiasi motivo l'arco degli anni cominci a cambiare voce, cominci, non so, ad arrocchirla piuttosto che a non riesci più a tenere determinate note, allora a quel punto o vieni sostituito oppure, se ne hai la possibilità, ti adegui e cerchi di mediare in qualche modo. Se non arrivi più a fare determinati acuti, non li fai più e ti inventi qualcos'altro. Però io il giorno che non riuscissi più a fare Sanji come l'ho fatto dal primo giorno, smetto di doppiare. Come hai affrontato questo personaggio e anche cosa ne pensi? Don Giovanni, cuoco, abile combattente, fumatore, cosa... Intanto spiegaci come l'hai doppiato, poi quanto hai in comune con lui. No, a me piace moltissimo questa sua caratteristica di passare dalla serietà più assoluta, magari con la sigaretta in bocca, con questo tono di voce basso, un po' così, a questi acuti, quando vede qualche bella ragazza e si mette a fare il cretino, è una cosa che io trovo estremamente divertente e non solo, trovo estremamente veritiera, nel senso che noi maschietti non ce ne accorgiamo, ma spesso siamo deficienti in questo modo, per cui... Sì, è stato molto naturale, è stata tutta una cosa che è venuta fuori in maniera assolutamente naturale. Sei anche tu un cuoco? No, mi cerco di difendermi, ma a casa mia, grazie a Dio, non sono io quello che nutre la famiglia, per cui... Ecco, perché Sanji e Don Giovanni, tu invece... No, io ho smesso. Hai smesso perché posso. Sei sposato. Adesso non posso più, ho un bambino bellissimo, sono sposato, quindi non posso più. Quindi hai messo la testa a posto. Ma senti, ti sei appassionato anche tu quindi alla storia di One Piece e per caso hai già voluto vedere anche le puntate inedite, anche per sapere che cosa ti aspetta come lavoro? No, non ho visto niente e sono sincero, se anche avessi visto qualcosa, lo sapete bene tutti quanti, non potrei parlarne, pena la decapitazione, per cui non voglio... No, la verità è comunque che so solamente che sono state acquisite queste... è stato acquisito questo lotto di puntate nuove, viva Dio, aggiungerei. E anche perché spero che non arriveremo ad avere tutti quanti chi 68, chi 70 anni, perché sarebbe difficile. Questo dipende dal maestro, il doppiaggio di One Piece così. Dovrà
esatto, prima o poi concludere questa vicenda. Ma intanto il personaggio di Sanji, come anche Seto Kaiba, come Iruka e tanti altri, ti ha dato tanta popolarità, lo dimostra anche questa fiera, questo pubblico. Ti saresti mai aspettato all'inizio della tua carriera di diventare comunque un nome, una voce, un volto noti? Allora, sinceramente no. Io sono convinto di una cosa, ma magari sbaglio, magari è una scemenza che mi passa per la testa ed è un mio convincimento sbagliato. Io anche ai ragazzi che mi chiedono spesso come cominciare per avvicinarsi al mondo del doppiaggio, come cominciare per provare a dare seguito al sogno di fare doppiatori, eccetera, dico sempre che la cosa fondamentale è fare tutto quanto con il cuore, metterci il massimo impegno, ma l'impegno non è il cuore è qualcos'altro. Io posso, mi immagino e penso che una parte di questo bellissimo riscontro, di questa risposta bellissima che ho con i ragazzi, anche ragazzi di una certa età, perché sia legata al fatto che io cerco sempre comunque di lavorare con il cuore. Lavorare con il cuore. E cosa ne pensi anche di questo mondo delle fiere, dei cosplay? Avevi mai partecipato prima di diventare doppiatore o no? No, onestamente no. È stata una scoperta anche per te? È stata anche una sorpresa rendermi conto di quanta passione e di quanto amore avete per questo mondo, per questi personaggi. Piacevole, tra l'altro, sorpresa. Ecco, come hai detto prima, il doppiaggio di One Piece, ma anche di Naruto stesso, avviene un po' a scaglioni. Com'è rientrare in un personaggio ogni tot mesi o anni? Cioè, devi sempre lavorarci di nuovo oppure mantieni la familiarità? No, una volta che io ovviamente parlo per me, posso parlare in senso assoluto. Certo. Una volta che, ripeto, metti focus su quello che è il carattere del personaggio che doppi e quelle che sono le caratteristiche che cerchi di mettere in risalto, possono anche passare 4, 5, 6 anni, ma una volta che poi entri in sala e ricominci a doppiarlo anche a distanza di molto tempo, è sempre quello. Ripeto, l'unico problema può essere legato a una questione vocale, voce che cambia, però lì è un altro discorso. Ecco, Naruto e One Piece sono arrivati in un momento in cui ormai le censure sono abbastanza lievi negli anime, oppure è capitato di dover ridoppiare delle parti perché ritenute magari inadatte alla messa in onda? No, ridoppiarle no, mai. È capitato che arrivassero, e io questo l'ho saputo sempre, ogni volta dopo, è capitato di doppiarle una volta che erano già state, diciamo, adattate, aggiustate. Edulcorate. Dopodiché, se mi chiedi cosa ne penso, io sono contrario alla censura a 360 gradi, nel senso che allora è meglio non mostrare un'opera. Se devi mostrarla diversa o cambiata, a questo punto tanto vale non mostrarla. Se la mostri, se la fai vedere, devi lasciare che sia come è stata originariamente ideata, scritta e composta. Senza entrare in merito alla questione Luigi Rosa e Renato Novara, perché c'è stato questo avvicendarsi nella voce di Rapper, ma voi altri della ciurma, gli altri doppiatori, come avete reagito, come avete vissuto questo cambio di protagonista? Anche qua ho scambiato quattro parole ovviamente con i colleghi, perché sarebbe sciocco e bugiardo da parte mia dire che non è stato così. La verità è stata che c'è stato discreto stupore da parte di noi altri, ma essendo comunque stata una situazione particolare che comunque riguardava due persone, due colleghi che stimiamo, ce ne siamo stati al nostro posto e non ci siamo permessi né di chiedere né di dire tantomeno qualcosa. Questo per quanto riguarda Sanji. Adesso cambiamo serie, passiamo a Yu-Gi-Oh! Seto Kaiba. Di lui cosa ricordi? Dunque, Yu-Gi-Oh! Che è un personaggio che comunque è finito, ho cominciato moltissimi anni fa, ma ho finito anche molti anni fa. La sensazione era che fosse un cattivo fasullo, nel senso che non fosse un vero cattivo. Si possono dire parolacce, insomma, che fosse molto incacchiato per i suoi motivi, ma che in realtà dentro di sé non fosse cattivo, l'ha dimostrato anche in parecchie circostanze. Per cui
mi piaceva dare questo tipo di immagine, cioè di un personaggio che si atteggiasse, volesse apparire molto più cattivo di quello che in realtà non fosse. Certo, ma senti, come hai voluto caratterizzare Seto Kaiba? Anche perché in questo caso era un anime che è stato rimaneggiato dagli americani, infatti abbiamo avuto l'edizione della 4Kids. Tu l'hai doppiato con la traccia americana come riferimento o quella giapponese? Ripeto, sono passati tanti anni, se non ricordo male c'era il doppiato inglese sotto americano, ma non mi sono strettamente correlato a quello. Anche lì, anche in quel caso, l'ho guardato per qualche anello, gli anelli sono le scene che si susseguono all'interno di una puntata, e dopodiché nell'insieme ho pensato che, diciamo, una voce che non spingesse mai eccessivamente, tranne quando lanciava gli attacchi con le carte eccetera, fosse la cosa più indicata per un viso come quello. E se di doppiare un personaggio così ti ha comunque un po' spinto a giocare anche i famosi giochi di carte come Yu-Gi-Oh? No, sinceramente no, io ho altre passioni, per cui mi piacciono, per quanto riguarda i giochi, mi piacciono i giochi sportivi. Però qui hai preso un mazzo, vero? Sì, qui sì, perché ho preso un mazzo di draghi del deck di Seto da portare a casa, perché comunque c'è qualcuno che me l'ha chiesto e non è mia moglie, per cui lo porto a casa e vediamo se poi attecchirà questa passione, che non lo so ancora. In generale, parlando di animazione, cambia qualcosa dal doppiare un anime al doppiare un cartone americano che generalmente è rivolto a un pubblico infantile? Allora, cambia se parli di prodotti che si rivolgono a prodotti prescolari, sì. Beh, cambia l'approccio che si ha alla recitazione, nel senso si deve essere tanto si deve correre meno rispetto a quanto si fa normalmente a livello proprio di velocità di parlata. Bisogna essere chiari, perché i bimbi piccoli hanno bisogno di chiarezza, di lentezza, anche se sono molto più svegli di noi, comunque bisogna rivolgersi a loro in maniera chiara, precisa, dolce e lenta per farsi capire. Questa è sostanzialmente la differenza maggiore con gli altri prodotti. Invece, cambiando campo, cosa cambia nel doppiare un videogioco? Qual è la difficoltà maggiore? Dunque, il doppiaggio del videogioco, in linea di massima, in quasi tutte le circostanze, si svolge davanti a un video con l'immagine di un'onda sonora davanti a noi. Non abbiamo video, cioè non è come quando si va a doppiare un cartone animato piuttosto che un telefilm o un film. Si ha di fronte l'onda sonora che riguarda la battuta detta in lingua originale dall'attore, che può essere, ad esempio, Troy Baker, doppiato Joel. Esattamente. The Last of Us. Sì. Questo è l'unico caso. The Last of Us è l'unico caso di video, almeno che mi riguardi, ovviamente. È stato l'unico caso in cui io mi sono trovato a doppiare un videogioco esattamente come se fosse un film. Per cui avevo le immagini, i video, avevo la cuffia con l'originale all'orecchio e il testo davanti, per cui l'ho doppiato esattamente come se fosse un film. In questo caso ti è mai capitato di giocare a un videogioco al quale hai doppiato? Sì, abbastanza spesso. In realtà, quando mi capita, devo dire la verità, non mi piaccio mai riascoltandomi, non sono mai contento e capita anche molto spesso che molli la partita a metà perché dico no, basta, non mi reggo. Accidenti. Senti, passiamo a un altro settore, passiamo ai telefilm. Cosa cambia dal doppiare un attore carne ed ossa? Cambia qualcosa rispetto al personaggio di animazione o di videogioco? Perché in questo caso hai molta più espressività in originale. Cambia sostanzialmente, la differenza fondamentale è questa: nel cartone, una volta che tu hai presente il timbro vocale, diciamo, del personaggio, se vuoi ti puoi rifare a quello, però hai molta più possibilità di spaziare e di usare la fantasia rispetto a un essere umano. L'attore in carne e ossa di default deve essere, tra virgolette, seguito un pochino di più
tranne nei casi in cui, e succede, diciamo, l'attore non sia particolarmente generoso in quanto ad emozioni che trasmette, allora lì devi andargli sopra, come si dice in gergo, cioè cercare di metterci qualche cosa di tuo. Però sostanzialmente la differenza fondamentale è questa: nell'anime si può usare molto di più la fantasia, con gli attori in carne e ossa bisogna cercare di essere un pochino più fedeli e di seguirli un pochino di più. Per esempio, come ho detto prima, uno dei personaggi più famosi è stato quello di Sean McNamara in Pentak, protagonista di tutte e sette le stagioni. Che ricordo hai di questo ruolo? Come lo hai affrontato anche rispetto al protagonista, all'attore protagonista Dylan Walsh? Che è stato uno dei prodotti più belli con i quali mi sia, diciamo, interfacciato. È stato un prodotto che mi ha dato molte soddisfazioni anche come fruitore, semplicemente come fruitore, cioè riguardandomelo, nel senso che ha affrontato tantissimi argomenti anche delicati di tantissimi generi. Tu stesso un fan. Assolutamente sì, e lo so che può sembrare facile dirlo di un qualcosa che si è fatto in prima persona, ma non è così, perché in questo caso ero un appassionato, come lo sono anche di tante altre serie dove non ho mai fatto nulla. E ci sono invece tante altre cose che non seguo perché non mi interessano. Ricordando Alberto Sette nel ruolo di Christian Troy, sempre in Pentac, capita in generale che tra colleghi proviate le parti insieme oppure doppiate individualmente solo seguendo l'originale e le indicazioni del direttore di doppiaggio? Allora, quella che viene definita in gergo colonna separata, cioè ognuno lavora per conto proprio, è una, diciamo, è ormai diventata quasi una prassi nel nostro mestiere, purtroppo, perché per questioni anche, diciamo, che riguardano la tecnologia che ci accompagna e che ci supporta, è molto più semplice registrare ogni attore che interpreta un ruolo su una traccia diversa e poi mixare insieme le diverse voci. Io tutte le volte che c'è la possibilità, onestamente, e c'è un attore presente nello stesso turno dove ci sono io, chiedo se c'è la possibilità di lavorare insieme al Gio, non fosse altro per il fatto che si sta perdendo sempre di più la capacità di ascoltarsi mentre si recita, cioè ognuno tende ad andare un po' per la sua strada, ma ripeto, è una questione, purtroppo è un po' una forzatura questa, perché esattamente io, se c'è la possibilità, sono un amante del recitare insieme a un collega, avere un collega al fianco davanti al microfono. Secondo me il risultato alla fine è nettamente migliore. Tra l'altro in Pentac c'era anche Alessandro Rigotti, il doppiatore che abbiamo avuto ospite l'anno scorso, che salutiamo. E a tal proposito ti chiedo, perché so che tu e Alessandro siete amici, molto amici, sì, quali sono i colleghi con cui hai un rapporto maggiore? Ma questa è una cosa personale, la parola amico la spreco molto raramente, e, diciamo, la uso, non la spreco, la impiego molto raramente. Ho pochi amici veri nel mondo del lavoro che faccio, ho tanti ottimi colleghi e ho anche qualcuno che veramente non sopporto. Non facciamo nomi. Invece ti chiedo di tuo papà, Maurizio Scattolin, altro doppiatore che abbiamo sentito in tantissimi personaggi, com'è stato ritrovarsi con il proprio padre in sala di doppiaggio? Poi va, anche questa è una cosa molto soggettiva. Io, mio padre, anche tralasciando l'aspetto lavorativo, ha sempre rivestito nella mia vita, è sempre stata una figura molto molto importante. E lavorare con lui le prime volte è stato difficile, facilissimo, ma molto difficile da un punto di vista emotivo per me, perché tant'è che lui molto spesso mi mandava a quel paese, nel senso che diceva: ma sei scemo. Salutiamo anche tuo papà, che tra l'altro è ancora attivo come doppiatore. Quindi assolutamente sì, anche lui, pur essendo in pensione, però gran bella voce. Alcuni lavori li fa ancora. Gran bella voce. Senti, cambia qualcosa da doppiare un protagonista rispetto a un personaggio secondario? C'è più lavoro, c'è più cura o no? Come ad esempio anche in Community, dove hai doppiato Jeff Winger. No, dal mio punto di vista no, nel senso che se la serietà è la medesima, se l'approccio è sempre lo stesso, non è che se tu hai un personaggio di minore importanza
entri in sala, ti metti lì, come dire, mangiando le patatine e lo fai con meno voglia di, certo, quanto non ci metteresti doppiando un protagonista di una serie. L'attitudine è sempre la stessa, quindi l'approccio è il medesimo. Impegno per ogni lavoro. Invece quando doppi un personaggio di cinema, quanto lavoro c'è dietro? Perché cambia dal doppiare un telefilm, c'è molta più attenzione, più cura, c'è più tempo. La differenza sostanziale nella lavorazione di un prodotto cinematografico è legata... Il tempo che abbiamo a disposizione è sempre il medesimo. I turni durano 3 ore. E quello che cambia è il numero di righe sulle quali lavoriamo. Per quanto riguarda i film di circuito, le righe sono inferiori e quindi c'è la possibilità di avere ovviamente automaticamente più cura dei dettagli, dei particolari, cose che evidentemente se provi un paio di volte e poi registri possono sfuggire, ma che non scappano se provi 3-4 volte e poi magari incidi la stessa scena più volte cambiando, e anche e soprattutto con l'aiuto del direttore, dell'assistente, insomma puoi cesellare, come si dice. Poi hai doppiato e doppi tuttora anche persone reali, proprio vere, quindi non personaggi. Penso per esempio a David Copperfield, lo speciale David Copperfield dell'Uomo Impossibile, oppure Richard Hammond in Top Gear. Cosa cambia invece nel doppiare una persona reale? Quindi quanto è difficile mantenere da un lato l'addizione, l'impostazione, dall'altro non essere neanche troppo recitato? Guarda che tu parli come dopo, cioè è una voce perfetta, no? non si capirebbe da dove viene. Grazie. No, anche lì io non ho difficoltà, nel senso che io quando entro in sala lavoro, a prescindere dal genere di prodotto sul quale lavoro, anche prodotti per esempio come lo stesso Top Gear, sono prodotti che vanno fatti, certo non ti metti a recitare su 3 personaggi come quelli, loro sono 3 giornalisti che presentano in maniera molto divertente i test che effettuano sulle auto con cose folli, eccetera, eccetera. Diciamo che sicuramente è molto più divertente relazionarsi con questo tipo di prodotti, perché chi l'ha visto sa di che cosa sto parlando, per cui, però non, anche lì non ci sono particolari differenze. Cioè, reality show, per esempio adesso vanno molti reality show, anche lì ti capita di doppiare qualcosa? Sì, sono un prodotto che ha preso molto piede. Quindi anche là devi mantenere un tono... Sì, in realtà nella maggioranza dei casi, diciamo, per quanto mi riguarda, tendo a essere molto più composto, anche perché se faccio magari 5 puntate diverse nell'arco dello stesso turno di un reality, non avrò, diciamo, la stessa persona a cui do la voce per 5 puntate diverse, ma saranno 5 persone diverse una dall'altra, per cui non ho certamente tempo di contrassegnarle con caratteri distintivi o con qualche cosa che denoti aspetti della loro personalità, anche e soprattutto perché si tratta di persone comuni, per cui... Abbiamo ricordato un po' tutto, poi vabbè, chiaramente tanti spot, e poi sei diventato la voce ufficiale del canale TV di Max, del gruppo Discovery Italia. In questo caso cos'è? Cosa significa essere la voce di una rete? Ogni quanto registri promo, e cosa succede quando c'è da registrare qualche annuncio dell'ultimo momento? Allora, D-Max è un canale che a me piace, ma mi piaceva anche prima, per cui quando mi hanno contattato e mi hanno detto che c'era la possibilità di diventare la voce ufficiale, ho dato il mio benestare, hanno usato una traccia mia audio che è andata è stata messa in lizza insieme ad altre, poi la mia è stata scelta, per cui ero evidentemente soddisfatto e contento. E se quando succede, e succede abbastanza spesso, che ci siano delle emergenze, la tecnologia ci viene incontro, nel senso che ormai oggigiorno con un microfono attaccato a un iPad o addirittura a un iPhone si possono fare cose non meravigliose ma assolutamente più che accettabili, ripeto, soprattutto se si tratta di emergenze, perché se io mi trovo in Alaska e mi chiamano e mi dico scusa puoi venire a incidere un promo che dobbiamo fare al volo,
sarei un attimino fuori mano, se non vi scoccia vi mando una cosa registrata e poi mi dite se va bene bene, se no ci sono situazioni in cui vieni sostituito da un collega che lo fa al tuo posto. Certo. Cominciamo ad avviarci alla fine anche perché tra poco inizia la gara di cosplay, vedremo se c'è anche magari qualche Sanchez, se Tokaiva, chi lo sa. Tanti i tuoi colleghi hanno fatto e fanno anche molto teatro, tu invece? Io invece anche. No, anche io faccio, io adoro il teatro, ho cominciato con la prima cosa che ho fatto a scuola di recitazione è stata a scuola di teatro, per cui sono partito con quello ed è un qualcosa che mi aiuta tantissimo anche nel mio lavoro di doppiatore, per cui è una cosa che non abbandono mai. No, al momento no, al momento no, ma ho passato gli ultimi anni, diciamo da questo punto di vista, abbastanza intensi, per cui prendersi anche una lunga pausa comunque fa bene. Invece in fiction, dato che anche lì tanti doppiatori... No, mi piacerebbe, ma deve arrivare ovviamente qualche proposta, non me la posso inventare, per cui... Due considerazioni, se tuo figlio un domani ti annunciasse che vuole diventare doppiatore, come hai fatto tu con Maurizio, come reagiresti? Ah, mio figlio ha già avuto la possibilità mi è stato chiesto se fossi stato possibilista circa il suo impiego in una lavorazione un anno e mezzo fa, si trattava di un film, l'ha fatto, è stato, devo dire, si è comportato molto bene, anche perché aveva 6 anni, per cui insomma era molto piccolino. E io cose così impegnative non ne avevo fatta alla sua età. E adesso, sì, adesso ha fatto delle altre cose, ma non è un bambino che io prendo e porto in sala e faccio lavorare regolarmente, è un bambino e come tale deve vivere da bambino. Certo. Poi se c'è l'occasione, se c'è la necessità e viene ritenuto idoneo, ben venga, ma se mai mi dovesse dire che vuole fare questo mestiere dovrà, come tutti, come me e come chiunque, studiare e sbattersi. Senti, infine una tua considerazione sulla diatriba doppiaggio contro originale, perché ci sono quelli puristi che preferiscono le versioni originali sottotitolate rispetto a quelle doppiate. Tu cosa ne pensi? Penso che sono stufo di sentire queste cose, perché la tecnologia ci viene incontro. Chi vuole sentire un prodotto doppiato accende la televisione, se lo sente doppiato. Chi vuole sentirselo in lingua originale prende il telecomando, col ditino schiaccia un pulsantino, switcha sull'originale, se lo ascolta in originale. Il resto sono polemiche che non devono trovare spazio. Infine, cosa stai lavorando? Quali progetti hai in vista? Uno è Sanji, abbiamo capito. Sì. Adesso da poco ho finito di registrare un mio personaggio in una serie che parte a breve su un canale satellitare e che tratta della vita di una famiglia reale. Devo stare abbastanza vago, mi hanno detto così, ed è un signor prodotto, devo dire, molto molto bello, vale la pena di guardarlo. Allora intanto un applauso a Lorenzo Scatolin. Grazie. Per la sua disponibilità e per la sua carriera. Naturalmente Lorenzo rimani ancora un po' con noi qui a San Donato-Fumetto, sarai lì all'area ospiti per autografi, per foto. Intanto complimenti e grazie per essere venuto qui a San Donato. Grazie a te, gentilissimo, grazie a tutti.